Molto utile la celerità sia del presidente Gelli che dell'assessore Del Nero, perché la situazione è molto avanti, è molto utile comunque anche all'ultimo minuto utilizzare immediatamente questa disponibilità che se istituzionalmente, come ha detto l'assessore, c'è la disponibilità di fare da punto di riferimento, da regia per verificare in questi 10 giorni, se ho capito bene, la possibilità di verificare appunto la necessità anche con l'ultimo spiraglio, con tutte le esperienze drammatiche di quella zona, no? Le aziende che sono state richiamate tutte in chiusura in generale in provincia, di verificare che cosa si può fare, tenendo conto però che c'è una preoccupazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori, perché comunque per chi è passato di là alla fine dell'anno penso che ognuno avrebbe preferito rimanere in famiglia in una situazione più serena. Siccome siamo all'opposto del Mulino Bianco, tutti quelli che lì hanno il lavoro erano tutti lì l'ultimo giorno. Quindi facciamo riferimento alle 75, ai 70, poi ripeto, tutte le cose che sono state dette stanno tutte bene, ma lì c'è una preoccupazione estera. Mi è capitato di passare di lì e di verificare, sarebbe poi che gli enti locali fanno il loro dovere, hanno citato anche le fabbriche eccetera, che tra l'altro lì tutto appare tranne che un'azienda in dismissione, perché c'è anche un a fianco alle macchine ce n'è un altro nuovo enorme, risulterebbe non utilizzato ma è utilizzato, per cui ottima questa regia, la situazione è drammatica. Dopodiché c'è qualche cosa che non quadra, perché nel momento in cui il rappresentante della proprietà dice che fino al 2011 i conti sono a posto, nel 2012 no e si chiude, non funziona, è troppo comodo fare i padroni o gli imprenditori così a seconda del linguaggio. Oltretutto, siccome non siamo al Mulino Bianco, c'è anche un vincolo costituzionale che obbliga alla responsabilità sociale anche le imprese. Quindi mentre noi discutiamo, se c'è questo tavolo, che non si faccia la perché chi acquista, cioè per pagare il dovuto si vendono le macchine, non funziona così, le macchine rimangono al loro posto. Mi auguro che la provincia intervenga anche sulla prefettura per dire che stiamo tranquilli, perché se si fa anche all'ultimo momento un tentativo serio bisogna fare in modo che il lavoro ci sia, perché no, che al di là delle esperienze precedenti l'assessore è più autorevole a fare il riassunto di tutte le difficoltà che ci sono, però se si fa un tentativo serio, se ci sono 75 con tutto l'indotto a cui bisogna dare risposta, allora ognuno rispetti quello che bisogna fare, quindi le macchine devono rimanere lì, troppo comodo pagare i debiti, perché fino a quando le cose vanno bene, 12 mesi fa va tutto bene, quando c'è la perdita si scarica su chi lavora. Mi sembra una roba che un'istituzione quale noi siamo dobbiamo respingere all'unanimità, un approccio di quel tipo, e quindi verificare appunto se c'è la possibilità che un problema di lavoro sia un problema di lavoro. È mio che cosa? Mio che cosa? Cioè, c'è la Costituzione, c'è il lavoro da rispettare, ripeto, finisco, lì ci sono tardi, ha ragione l'assessore, un anno fa il suo lavoro avrebbe potuto avere molto più tempo, e si fa questo tentativo, però il punto di riferimento è una zona che un collega che ha parlato prima di me rappresenta con perizia e conoscenza approfondita, anche noi che siamo di altre zone cerchiamo di sapere, quindi qui cerchiamo di fare un ragionamento tenuto conto anche che se i comuni, la provincia, le istituzioni fanno questo tentativo, non c'è chi alle spalle deve fare esattamente l'opposto. E mi riferisco alla proprietà per evitare diplomazie che non sono nel mio costume.